Bella regà, siamo Andrea e dietro là ci sta pure Billy. Benvenuti in un nuovo episodio del confessionale. Io come tutte le settimane, è tardissima regà, è tardissimo, sto a registrare il video all'ultimo momento, ma lo registro e lo metto subito a caricare perché stanotte devi uscire. E comunque ragazzi, si vede la mia tenda arrangiata con una coperta di pile. Sì, perché ho tipo le paranoie che la gente mi vede fuori. Comunque, allora ragazzi, come tutte le settimane, prima faccio un po' di pubblicità ai miei social che trovate anche nell'info box, quindi potete aggiungermi sul mio profilo privato Facebook che è Andreino Roma, facebook.com/AndreinoRoma, lo trovate comunque scrivendo sia Andreino Roma staccato che Andreino Roma attaccato, e anche Instagram che è Andreino Roma. Comunque, dopo questo tipo di pubblicità, prima di iniziare con l'argomento che trovate comunque anche nel titolo, volevo dire spendere due paroline sul video della settimana scorsa. Allora, io come potete vedere comunque dai video che faccio da quando sono tornato, quindi da aprile, non ho mai parlato di altri YouTubers perché mi dà proprio fastidio il fatto di acchiappare visualizzazioni parlando di altri. Ciò non toglie che se comunque voglio trattare un argomento in una rubrica dove parlo di tutto, non vedo perché debba scaturire delle polemiche come è appunto successo da parte di alcuni colleghi YouTubers che hanno avuto da ridire sul fatto che ho fatto quel video per acchiappare visualizzazioni, che in realtà è quello che è successo. Il video ha fatto più di 4.000 visual, ma non l'ho fatto per quello, perché poco mi interessa fare visualizzazioni su un video. È evidente che comunque tutti noi che facciamo video su YouTube li facciamo perché la gente li guardi, però a me non interessano le visualizzazioni su un singolo video, interessano le visualizzazioni su tutti i video che faccio, motivo per cui tratto diverse rubriche. E quindi quello che mi viene da dire è: non cagate il cazzo, pensate al vostro canale, ai vostri video e non rompete i coglioni agli altri. Questo è quello che mi viene da dire e chiudo qui la questione. Quindi cioè proprio non mi scassate i coglioni, perché uno faccio quello che cazzo mi pare e due non vedo perché comunque ci sia, cioè adesso prima solo su Periscope, adesso anche su YouTube comunque persone che stanno a guardare quello che scrivo negli altri canali, negli altri video, quello che la singola parola che dico nel video, ah ce l'avevi con quello, no ce l'avevi con quell'altro, no ce l'avevi con me, non ce l'ho con nessuno, raga. Se c'ho qualcosa da ridire alla persona gliela dico in faccia, cioè o comunque la contatto in privato, io lo dico, non mi faccio problemi, quindi non mi scassate i coglioni, fatevi il vostro, fate i video vostri, guardate il canale vostro e se non mi seguite non mi scassate il cazzo. Detto questo, passiamo all'argomento di questa settimana che qualcuno me l'ha richiesto e poi diciamo che è stato Anton a dirmi dai parlane, dai parlane. Allora, premetto che comunque non racconterò esattamente tutto, cioè tralascerò qualche particolare e quindi sarò sincero comunque in quello che racconto, però non racconto tutto, cioè alcune cose le tengo per me perché è giusto che sia così. Allora, cosa è successo? Comunque dal titolo sapete che sto parlando dell'ultimo poi l'ultima storia che ho avuto con un ragazzo, un uomo poi in realtà che faceva un lavoro non tanto legale, ovvero lo spacciatore. Quest'uomo diciamo che ci provava con me già quando avevo 20 anni, quindi lo conosco da un sacco di tempo, però per lo stile di vita che aveva lo scansavo insomma. Poi cosa è successo? Sono venuto poi qui a Modena nel 2011, sono ritornato giù a fine 2012, metà 2012 e l'ho incontrato in un locale. L'ho incontrato in un locale, non gli ho chiesto niente comunque del lavoro che faceva perché poco mi interessava insomma. Alla fine siamo andati a finire a cena insieme. Ho detto dai, andiamo a cena, andiamo a cena, andiamo a cena, e io ho detto di sì. Andiamo a cena, però comunque è rimasta la cena, nel senso io gliel'ho detto pure chiaramente mentre stavamo a cena, non condivido il tuo stile di vita, quindi non ci potrà mai essere nulla. Però
cosa è successo? Torniamo dalla cena e l'ho invitato a casa per un caffè, non ci ho fatto nulla e Billy si è praticamente che è successo? Billy è scappato dalla porta di casa in giardino perché è passato un gatto. Per rincorrere il gatto è passato praticamente perché c'avevo comunque un giardino molto grande e c'avevo una porticina di legno. E lui per passare tra il muro e la porticina di legno, non so come cazzo ha fatto, si è sgarato tutta la schiena. Poi se no, no, qua non posso mettervi foto perché sto video non lo edito. E perché c'ho delle foto stupende di Billy con la magliettina blu dopo che è stato, che comunque l'hanno ricucito. Comunque io non avevo la macchina e ero disperato, ragazzi, attacco di panico proprio. Billy che perdeva tutto sangue, c'aveva tutta la spalla aperta. E lui ovviamente mi ha accompagnato dal veterinario. Io ero appena tornato a Roma, quindi ancora non avevo iniziato a lavorare e avevo i soldi contati per ricominciare, perché comunque avevo ripreso una casa che è stata 11 anni affittata, sì, completamente distrutta, la casa di famiglia, insomma, era un villino molto grande. E stavo impiegando tutti i soldi che avevo messo da parte negli anni per tornare a Roma, negli anni, un anno e mezzo per tornare a Roma, li stavo impiegando tutti per la casa. Quindi non c'avevo proprio soldi, cioè, c'avevo proprio i soldi contati per arrivare al primo stipendio dopo che avevo iniziato a lavorare e poi comunque da lì a poco fortunatamente ho trovato lavoro. Quindi che ha fatto? Lui mi ha accompagnato dal veterinario e mi ha anticipato i soldi perché era anche notte, quindi ho dovuto pagare il notturno, più di 200 euro insomma se ne sono andati. Per mettergli 10 punti poi. E intanto lui là beato che dorme. Da lì io non lo so che cazzo è successo, ha cominciato a venire ogni giorno a trovare Billy, gli portava i regali, gli portava gli ossicini, gli ha comprato la cuccia e i vestitini. Ogni sera veniva a casa mia. Poi da cosa nasce cosa, regà, e ci sono cascato. Ci sono cascato, abbiamo iniziato a frequentarci e mi sono innamorato. È durata comunque 3 anni la storia, però poi è venuto anche a vivere a casa mia. Ma poco dopo comunque siamo andati a convivere, tipo dopo 9 mesi, 10 mesi, comunque vabbè. Però io ho sempre messo in chiaro, non puoi assolutamente entrare in quello che fai, in casa mia droga non entra e i tuoi giri te li fai fuori e quando non ci sono io. E così è stato per 3 anni, non mi ha mai coinvolto in niente. E regà, ammetto, mi ha fatto fare una bella vita perché dei soldi ne sono passati veramente tanti, ne ho visti proprio tantissimi in quel periodo di soldi. E qui mi ricollego a un discorso che uscì su Telegram con Klaus che non mandava di rispondere, che lui diceva che i soldi fanno la felicità. E io volevo rispondere, però non mandava di raccontare sto fatto, ma dato che lo sto raccontando a tutti, rispondo qua, Klaus. Io quel periodo avevo tantissimi soldi, ma veramente tanti ne ho avuti. Penso di non aver mai visto tutti quei soldi in tutta la mia vita. E non ero felice. Non ero felice per tanti altri motivi. E quindi ti posso dire che i soldi non fanno la felicità. Comunque, chiusa questa parentesi, poi magari l'approfondiremo in privato questa cosa con Klaus. E che è successo? Che dopo quasi 3 anni, no, 3 anni precisi, sì. E mi vedo spuntare i carabinieri a casa. Mi vedo spuntare i carabinieri a casa, mi hanno ribaltato casa, hanno arrestato tutti e due. Io vabbè, mi sono passato una notte comunque in questura dentro alla celletta della questura. Lui l'hanno portato proprio dentro. Qui non so quello che posso o non posso dire. Comunque dico semplicemente che non sono stato trattato per niente bene pur di farmi parlare. Ma io effettivamente non sapevo nulla perché stavo proprio fuori dai suoi giri. Fatto sta che comunque ho passato tanti casini, ho pagato 3.500 euro di avvocato, per fortuna comunque ho la fedina penale pulita perché poi comunque si è riscontrato che io non c'entravo nulla, non sapevo nulla, però ho passato un giorno e mezzo, veramente il giorno e mezzo più brutto della mia vita, ragazzi, perché cioè stavo chiuso là dentro, con loro che comunque mi trattavano di merda, poi scherzavano tantissimo, mi umiliavano per il fatto che ero gay, che stavo insieme a lui e poi altre cose che non penso sia il caso di dire. E quindi che è successo? Che lui ho chiuso completamente con lui, non ho più voluto sentirlo, poi i miei giustamente ho dovuto coinvolgerli perché comunque i vicini hanno visto tutto e lì ci sono cresciuto in quella casa, i vicini conoscono i miei, hanno contattato i miei, ma li avrei contattati io stesso, comunque loro l'hanno contattato subito perché è un quartiere di pettegoli e mi hanno tolto casa e sono dovuto tornare qui, vabbè che io comunque avevo perso il lavoro da un po' a quel periodo lì, quindi campavo con i soldi di lui e
quindi mi hanno detto tanto non lavori, casa comunque te la togliamo per quello che è successo, giustamente. Da una parte ci hanno ragione perché gli ho fatto fare una figura di merda, cioè, anche se io non c'entravo nulla, però giustamente la gente che è al di fuori non può sapere quello che è successo. Hanno visto comunque i carabinieri che entravano, hanno visto che siamo usciti in manette, e quindi uno può pensare quello che vuole. E hanno pensato che comunque delinquente fossi io, quando alla fine non c'entravo nulla. Comunque sono venuto qui, con lui ho chiuso i ponti, non so più che fine ha fatto, penso che sia uscito adesso, comunque è stato dentro parecchio, perché aveva un giro veramente grande, più grande di quello che io sapevo, insomma, perché non sapevo avesse un giro così grande, anche se comunque avrei dovuto capirlo per tutti i soldi che giravano e tanti, non, cioè neanche nascosti, perché gli hanno trovato di tutto, li hanno trovato, però non penso sia il caso di approfondire. Quindi comunque sono venuto qui, ho chiuso i ponti, lui non si è fatto più sentire, e io con lui non mi sono fatto più sentire, e non, ma fortunatamente non mi ha più cercato, l'ha capito comunque, perché io gliel'ho detto, perché da quella sera poi non l'ho più visto a lui, io ho solo detto: dopo tutto questo io non, tu per me non esisti più, prima che lo portassero via dalla questura, tu per me non esisti più, non ti azzardare mai più a cercarmi e altro. Ho buttato tutte le sue cose che stavano in casa, neanche le è venuta a reclamare, ho buttato un sacco di roba che mi aveva regalato, ma roba costosissima. Cioè, ho buttato tutto, non me ne è fregato proprio un cazzo, potevo anche rivendermela, ma anche l'oro, ho buttato tutto, non ho, cioè, non c'ho più niente che mi ricorda lui o comunque che mi lega a lui, e non ho voluto ricavare soldi dai soldi sporchi suoi, quindi ho buttato via tutto. E diciamo che l'ho raccontata molto, cioè l'ho proprio stretta, ragazzi, perché soprattutto quel giorno e mezzo è stato interminabile. A parte che io ormai sono schedato, comunque se le mie impronte digitali, anche se non ho fatto nulla, ce le hanno perché mi hanno schedato. E ripeto, ho la fedina penale pulita, e quindi su quello fortunatamente non è successo nulla. Però se vi posso dare un consiglio, evitate di frequentare gente che ha questi giri o che fa cose illegali, perché anche se voi non c'entrate nulla, se comunque ci state a contatto, passate i casini anche voi. Quindi questo è stato sul tag della settimana scorsa, lo dico, l'errore più grande della mia vita è stato innamorarmi di lui, perché avevo perso proprio la testa. Non dico che è stata la persona che ho amato di più, perché non è così, però avevo veramente perso la testa. E quindi non vedevo, cioè una volta comunque che avevo perso la testa, non vedevo più quello che era realmente, cioè il pericolo in cui stavo dentro praticamente. E poi, lo ammetto, tutti quei soldi pure mi hanno fatto perdere la testa, cioè ormai vedevo, come dire, non stavo per dire, vedevo solo i soldi, ma non è così perché non ragiono così io, però non lo so, era come se avere tutti quei soldi, a parte che mi faceva sentire potentissimo, e non mi faceva pensare più alle conseguenze, perché dico, tanto c'ho i soldi, che cazzo me ne frega, e ovviamente poi l'avvocato me lo so pagare da solo, manca a dire, che vabbè che comunque ci ho chiuso i ponti, secondo me se gli avessi chiesto i soldi me l'avrebbe pagato, non so se si era nascosto soldi da qualche parte, perché a quanto so gli hanno tolto tutto. E questa è la storia, insomma, ripeto, ve la sto raccontando in modo veramente ristretto, non è che vi sto raccontando tutto, anche di quei 3 anni comunque lui non era una persona cattiva, anzi, cioè lui mi ha proprio amato tantissimo, e altrimenti non mi sarei innamorato di lui così follemente, non mi ha fatto mancare niente, ma sia economicamente ma anche affettivamente, si dice così. La spada ai coglioni in diretta, bella, mi è piaciuta. Era un po' possessivo, un po' troppo, sì, un po' tanto effettivamente, un po' geloso, però mi ha sempre trattato bene. Ci ho avuto anche una storia in particolare di quando ero più piccolo, che avevo 19, quando sono andato via da qua praticamente, che stavo con un ragazzo. Però non so se lo posso dire, perché secondo me mi segue lui. Vabbè, comunque stavo con questa persona che era molto violenta in sostanza, e quindi me ne guardo bene
da queste persone, e la persona di cui sto parlando adesso, quella con cui sono stato 3 anni, che è stata arrestata, non è mai stato violento, non mi ha mai alzato una mano, non ho mai dovuto difendermi, anzi, cioè, mi ha sempre trattato bene. L'unica cosa è che ero un po' troppo possessivo, un po' troppo geloso, però per il resto è stata una bella storia. Se non ci fosse stata di mezzo l'illegalità, sarebbe stata una bellissima storia, insomma. Questa è l'esperienza, volevate saperla, ve l'ho raccontata. Chiedo scusa se comunque non ho raccontato tutto, ma penso che tante cose che non ho dette è meglio che non le dica, e altre cose poi non le sa nessuno, le sappiamo solo io e lui. Ma è giusto che sia così, non è che non condivido tutto con tutti, insomma, ma anche con gli amici stretti. Ad esempio c'è la Kinga che tante cose che ho detto stasera neanche le sapeva, adesso le saprà, insomma. Quindi ragazzi, questo confessionale sta durando troppo, di solito dura 8-9 minuti, adesso siamo a 15 minuti. Ci vediamo alle 14 di oggi con un video fighissimo di Manola, mi piace veramente troppo, è troppo simpatico, guardatelo. Grazie per aver visto anche questo video, grazie perché mi seguite, perché comunque diventiamo sempre di più, perché mi sostenete per tutti i commenti e i complimenti che mi lasciate. Ancora, non ho gente che mi insulta, i miei haters sono tipo 3 e mettono solo i pollici in giù, quindi va bene così, anche se mi piacerebbe avere haters attivi che mi insultano, mi sentirei importante e famoso. Scherzi a parte, ragazzi, vediamo giovedì con me, tratterò comunque un argomento di fuori dalla normalità. E domani con Manola, cioè oggi alle 14 con Manola. Bella regà, ciao da me e da lui. Billy, 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 guarda che là c'è un gatto. Guarda che c'è la lucertola. Saluta, Billy, qua, 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 qua. Niente, ciao.